Elisa Meschi. Applaudiamo anche Roberto Chiezzi al basso, approfittiamone per salutare tutta la meravigliosa orchestra che mi accompagna da sempre, Roberto Picchi alla batteria, Alessandro Gallorini alle tastiere, alla voce, alle programmazioni, abbiamo applaudito, rifacciamolo, Carlo Ballantini e Sabina Ciabucchi. E dopo saluteremo tutti questi ragazzi che lavorano, gli ingegneri e tutto, ma adesso ho bisogno del vostro aiuto. C'è qualche signora, qualche ragazza che fra di voi che ha compiuto gli anni in questi giorni, magari che è vicino al suo compleanno, non so, perché devo fare una cosa particolare. Tu vieni, vieni, ecco, vieni, aiutatela a salire, lei, guardate, ecco, anche due, una, ma anche due, aiutatela, c'è qualcuno che la può aiutare, Angelo, ecco, ecco, c'è un collaboratore del comitato. Nel frattempo come stanno andando la raccolta? Come sta andando? Come sta andando? Rispondono bene. Rispondo, mi dice Alfredo che rispondono bene e sempre di più. Se voi me lo consentirete, poi domani io farò un comunicato stampa che uscirà su tutta la stampa e diremo che Montecelio con tutto il suo pubblico è stato generosissimo, lo comunicheremo a tutti. Allora, perché non per vanità, ma perché le cose vanno dette, vanno comunicate soprattutto in questi momenti. Perché noi poi andremo fino a dicembre in giro per il mondo a suonare, a cantare e cercheremo di coinvolgere e sensibilizzare tutti i nostri amici anche all'estero. Perché dovete sapere che il nostro tour finirà a dicembre, andremo in Russia, andremo in Ucraina, andremo in America, ovunque. Ciao! Piacere, Samantha. Samantha, come stai? È il tuo compleanno? Sì. Quando? 20 d'agosto. Hai compiuto gli anni il 20 di agosto? Sì. Che bello, che bello. Samantha, allora. Samantha, da dove viene, Samantha? Monte Rotondo. Monte Rotondo, che è qua vicino, so dov'è Monte Rotondo. È sulla Nomentana, forse, da Monte Rotondo. Sì, sulla Salaria. Sulla Salaria, però, insomma, vicino alla Nomentana, là. Perché qua a Mentana ci stava Morandi, una volta andavo a casa sua, insomma, eh? È vicino a Monte Rotondo. A Turlupara, bravo. Mi sembra stato a trovare Morandi a Turlupara. No, ok. Sei sposata? Sì. Hai figli? Tre. Ah, tre femmine. Allora tuo marito c'ha il pisello rosa praticamente. Fa solo femmine. Tre femmine, dov'è tuo marito? Ecco il pisellone rosa, là. Ciao caro, come si chiama? Roberto. Roberto con due P, mi raccomando, rigorosamente. Allora, senti, Samantha. Come va con Roberto? Bene, sì. Mica si è comportato sempre bene. Sì, sì. Quindi tu hai compiuto gli anni il 20 agosto, sotto il segno del leone. Sei stata a cena con lui quella sera? Cosa avete fatto? Siete al mare. Al mare? Sì. E come avete festeggiato? A cena, poi tutti quanti siamo stati al mare da notte. Ah, e poi quando siete rimasti da soli? Tutto bene. Tutto bene. Ancora Roberto, insomma, è attivo, sì? Sì. No, no, è importante. Tutto bene. Come? 40 anni. 40 anni insieme? No, no. Cioè, 40 anni lui. E già tre figli avete. A voi non guardate la televisione mai, praticamente. Ah, ho capito. Ah, ma siete giovani, 40 anni, tre figlie femmine. Questi fanno una squadra di calcio femminile. 16. Com'è? 16. Minchia. 15. Vai. E 4. E 4. Avete avuto una pausa? Aspetta, è l'ultima, te faccio ride. 17 marzo, 17 aprile, 14 marzo. Tutti dei pesci? Ho capito. Aprile invece Ariete. Allora, senti. Ci sarà stato qualche momento in cui Roberto, insomma, si è dovuto far perdonare qualche cosa? È capitato? Magari tu l'hai perdonato perché voi donne siete straordinarie poi in questo. È capitato? Dice, vabbè, non dico. Allora, Roberto ti ha invitato a cena il giorno del tuo compleanno e deve farsi perdonare qualcosa, Samantha, perché Roberto ha sbagliato. Io sono Roberto in questo momento, io ho sbagliato e so che l'amore tradito è difficile da recuperare e ti voglio invitare a cena e cantare una canzone nel giorno del tuo compleanno esclusivamente per farmi perdonare. Speriamo di farcela. Roberto, ascolta, adesso sei tu che...